16 aprile 1889 nasce a Londra Charles Spencer Chaplin, meglio conosciuto come Charlot. Sceneggiatore, compositore, produttore cinematografico, ma soprattutto interprete di spicco dell'era del muto, Charlie Chaplin è probabilmente l'attore più famoso dell'inizio dell'era hollywoodiana. Fra i suoi film più noti, La febbre dell'oro, Tempi moderni, Il grande dittatore, Il monello e Luci della ribalta. Chaplin muore nel 1977. Charlie abitava al numero 3 di Pownall Terrace, una fila di catapecchie diroccate dietro Kennington Road. La casa era deprimente, l'aria viziata dall'odore della risciacquatura dei piatti e di vecchi abiti. Sua madre era soubrette nel teatro di varietà, una signora verso la trentina di carnagione chiara, con occhi tra il viola e l'azzurro e lunghi capelli biondi che le arrivavano fin sotto la vita. Charlie Senior, il padre di Charlot, era un cantante di music hall. I figli lo vedevano raramente. Aveva preso il vizio di bere, malattia professionale dei music hall vittoriani. Il Tankard, la birreria preferita di Charlie Senior, era frequentata da attori e soubrette, molti dei quali spendevano tutto il loro guadagno in liquori. Il padre di Charlie morì alcolizzato a 37 anni.